Nessun rimpallo di responsabilità sulla chiusura prolungata della ASP Casa di Riposo Regina Margherita. Il comune è pronto a fare la sua parte, spiega il sindaco Cannito, in attesa di conoscere quali decisioni intende assumere il presidente del consiglio d'amministrazione nominato dalla regione per rilanciare la struttura ed affrontare la difficile situazione economica in cui versa l'ente. Il sindaco di Barletta, con penso tutto l'intero consiglio comunale, vicino ai lavoratori e vicino agli anziani che quella struttura la vogliono utilizzare come servizio assistenziale e non solo. Il problema è che il Comune di Barletta non ha titolarietà su queste procedure. Il Comune di Barletta ha nominato i consiglieri del CDA, ma in realtà è il presidente dell'ASP che si deve dare da fare per reperire i fondi necessari a partire, per aprire la struttura. Oggi l'ASP parte a un debito di circa 520.000 euro e il Presidente deve trovare la soluzione per reperire quei fondi. Noi abbiamo detto al Presidente che siamo vicini all'ASP, che intendiamo collaborare affinché questa struttura possa essere aperta, non soltanto per i lavoratori ma soprattutto per gli anziani che hanno bisogno di quella struttura. Stiamo trovando tutte le formule opportune perché si possa andare incontro alle esigenze dell'apertura e quindi aspettiamo le mosse del Presidente. Anche ieri pomeriggio abbiamo fatto una riunione di maggioranza per fare il punto della situazione, abbiamo preso delle decisioni che è quella di richiamare il Presidente, di capire qual è lo stato dell'arte e quindi diciamo, siamo in attesa che il Presidente apra una strada. Noi siamo a disposizione dell'apertura della casa di riposo. In tema di servizi assistenziali, il sindaco ha promesso di rivedere le tariffe per le cure domiciliari a persone non autosufficienti, il cui innalzamento, deciso dalla giunta comunale, aveva provocato veementi proteste tra i cittadini che ne usufruiscono. Stamattina forse delibereremo in questo senso, in un senso più giusto, di maggiore equità sociale, perché là mancava una progressività della compartecipazione. Si passava da 8.000, chi ha una ISEE di 8.000 euro avrebbe pagato quanto uno che ha un ISEE di 3 milioni di euro, e questo non mi sembra giusto, e quindi abbiamo rivisto positivamente la progressività della compartecipazione al servizio, diciamo, di assistenza alla persona.